giardino dei ciliegi è stato venduto, non c'è più. È vero, ma non piangere, mamma. Ti è rimasta la vita davanti. Noi pianteremo un nuovo giardino e sarà molto più ricco di questo. Lo vedrai e allora capirai. E la gioia, una gioia profonda, tranquilla, scenderà nella tua anima come succede al sole quando è il crepuscolo. E tu sorriderai, mamma. Su, andiamo. È ora di andare. Bellissimo, re. È stato molto reale. Ora dici come mai senti così vicine queste parole che Chekhov scrisse per anni. Io ho fede. Ho fede nella vita. Tutte le delusioni e le sofferenze mi hanno portato a questa conclusione. E la vita per me è tornata bella come prima. Queen Ray aveva 6 anni e sapeva già ballare e cantare stupendamente. Questo era un concorso per nuovi talenti e Ray cantava Mr. Sandman. Te lo ricordi, Ray? Quando iniziava a cantare e a ballare non si riusciva a farla smettere. Il padre doveva portarla via dal palcoscenico in braccio mentre lei urlava e piangeva. Giving two lips like roses and clover, then telling that his lonesome nights are over. Quanto eri carina. L'ha girato tua madre? Sì, ogni occasione era buona per riprendermi. Ultimamente ha fatto trasferire sul nastro tutti i filmini girati in casa. Cos'è, una commemorazione? E non hai visto gli album? Pensa che ha seccato e conservato ogni mazzo di fiori e ha ritagliato e incollato tutti gli articoli scritti su di me. E credo che ci abbia incollato anche il mio primo reggisino. Allora, vincesti? Certo che vinsi. Would be so peachy before we're too old. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Abbiamo ottenuto il permesso. Adesso ci mancano solamente quelli dell'ufficio per lo sviluppo dell'ambiente, della commissione per la pianificazione, del dipartimento stradale, del dipartimento per la sanità e dei vigili del fuoco. Santo cielo, non ne posso più di combattere con la burocrazia. A volte mi viene la tentazione di ritirarmi e candidarmi a governatore. Vogliono ancora che tu lo faccia. Stamattina mi ha richiamato Herbert. Ha detto che alcuni uomini d'affari stanno insistendo molto. Riesci a immaginartelo, cara? Io, governatore di Tarzana. Saresti un buon governatore. Oh, no. Non avrai mai un giorno libero. Già, lavori troppo. Veramente. Ti ho preparato il caffè, decaffeinato con latte. No, non mi dispiace, tesoro. Devo tornare a casa. Ho fatto anche un dolce. Dolce? No, grazie. Mi stai facendo ingrassare. Ho detto a Susan che andavo a giocare a baseball e che dopo mangiavo con Bobby. Devo tornare presto. È stata una cena favolosa. Avanti, non essere arrabbiata. Non sono arrabbiata, solo un po' delusa. Ti prego, non rendermi la vita difficile. Lo sai che ti amo. Anch'io ti amo. Ciao. Buonanotte. Prima di tornare a casa avevo una strana sensazione. Appena entrata sono andata subito in camera da letto. Ero sicura che fosse con qualcuno. Nessuno. Ho cercato in tutta casa, nessuno. Ma ero così contenta. Dopo mi è venuta in mente la piscina.
Billy, l'amore della mia vita, era seminudo sul pavimento abbracciato a una bionda. Oh, Margot. Allora sono scappata via mettendomi a correre come una matta. Credevo che il cuore mi si fermasse. Mi sentivo morire. Non sapevo chi chiamare. E a un tratto ho pensato di telefonare a Ramon. Mi ha detto di andare subito da lui. La sua casa è più bella di quella di Billy. Ha anche degli oggetti d'arte. Sei andata a vivere con lui? Quando sono tornata a casa, la bionda era andata via. Mi sono avvicinata a Billy, l'ho abbracciato forte e gli ho detto: io ti amo ancora, però me ne vado. Quella volta ero sicura che sarebbe durata. Ah! Comunque ora va tutto magnificamente. Ramon è quasi sempre a New York, quindi sono libera. Billy ha rispettato il nostro accordo e io ho ottenuto quella somma di denaro, così siamo ancora amici. Non vorrei mangiare quella roba. Oh, dimenticavo già. Prometto di non mangiare troppo e di mantenermi magra. Ah, non prendermi in giro, è un metodo che funziona. Ci sono tante giovani e magre ragazze che aspettano solo di vederti ingrassare per fregarti l'uomo. Non mi preoccupa. Sbagli, a dirti la verità, sarei capace di camminare sul tuo corpo per una notte con Win. Gli faresti firmare un accordo? Non sono arrivata a questo punto senza una ragione, lo sai. Lo so. Ho dovuto imparare a proteggermi, Ray. Amavo tanto Billy e amo tanto Ramon. Tu ami gli uomini e loro ti amano, ma te lo devi far mettere per iscritto. Perché le cose cambiano quando ti lasciano. Beh, Win e io siamo insieme da 9 anni, non credo che mi lascerà. Lo fanno tutti. In un modo o nell'altro trovano sempre il sistema per lasciarti. Almeno per quello che mi riguarda, io riesco a vivere con un uomo 3 anni al massimo. Ed è una gran fatica. Ci vuole molta energia per essere sempre allegre e premurose. Pronto? Re, sono Stephanie. Ti sto chiamando da... Ciao! Sono qui con Paolo, il mio produttore. Parlavamo della prossima puntata, indovina. Abbiamo una parte per te. Stai scherzando? No, no, è solo una piccola parte, ma ha un certo rilievo. Ti faccio parlare con Paolo. Ciao, Re. Sono Paolo. Allora, che ne dici? Ma come faccio? Non ho più un agente, sono anni che non recito. Non hai bisogno di un agente? Ti mando il copione tra un'ora, va bene? Qui? A casa tua, sì. D'accordo? D'accordo. A presto. Sarai fantastica, Re. Non esserlo troppo, però. Elena! Oh, Elena! Ho un lavoro! Oh, che bello! Oh, sono così felice, non vedo l'ora di dirlo a Win. Ho un lavoro! Ciao. Sei in anticipo. Sì, stavo giocando con Batmekov. Avevamo fatto 2 set quando ha iniziato a respirare a fatica. E così abbiamo smesso. Sono bagnata. Non importa. Vediamo se indovini. Cosa? Ho trovato lavoro. Cosa? Che tipo di lavoro? Con Stephanie, nel suo spettacolo. Ah, comincio lunedì mattina. Mi hanno mandato il copione e l'ho già imparato tutto a memoria, pensa. Lunedì? Sì, è una bella parte. Devo interpretare un'amica d'infanzia di Stephanie che viene dal Texas. E ti pagheranno bene per questo? Ah, non gliel'ho chiesto. Probabilmente la paga il sindacato. Una volta detratte le tasse ti rimarrà poco o niente. Non ti do abbastanza denaro? Ah, certo, sei la persona più generosa che abbia mai conosciuto. E tutte le lezioni di recitazione, di danza, di canto che ti sto pagando, non ti tengono abbastanza occupato? Ma è per questo che le ho prese. Vedi, io voglio lavorare e guadagnare un po' di denaro. Avrò sempre cura di te. Tu lo sai, vero? Ma io sono un'attrice. Beh, almeno ho sempre voluto fare l'attrice. E questa è una buona occasione. Winnie,